perché l'export è importante? Banalissimo, la crescita viene sostanzialmente da aumento di investimenti, aumento di produttività, aumenti eventualmente del consumo. Non abbiamo investimenti, senza investimenti non possiamo avere aumenti di produttività, la demografia sappiamo che purtroppo per l'Italia non è una demografia positiva e abbiamo un aumento della propensione al risparmio, non della propensione al consumo. Quindi l'unico modo in cui possiamo cercare di catturare crescita è attraverso un aumento delle esportazioni. Questo per dire che non stiamo discutendo se crescere l'export debba o non debba essere una priorità. È una priorità ed è una necessità nei fatti, cosa peraltro provata dai dati degli ultimi 5 anni. Se guardiamo un pochettino come si è evoluto il PIL italiano, tristemente con una perdita del 10% negli ultimi 5-6 anni, vediamo che l'unica cosa che in qualche modo ha tenuto un pochettino in assetto l'economia italiana è il fatto che c'è stato comunque una crescita dell'export. E quindi giusto, comprensibile e necessario che buona parte delle risorse che abbiamo a disposizione siano concentrate sulle esportazioni. Ma non possiamo in nessun modo pensare di andare a ricercare crescita dell'export sperando che ci sia una crescita globale, diffusa, non soggetta a volatilità e che sia in qualche modo diciamo comparabile con quello che abbiamo visto nei primi anni del 2000. Questo vuol dire che l'approccio con cui il sistema Italia deve guardare al tema dell'export deve essere esattamente lo stesso approccio con cui un'azienda guarda alla propria pianificazione commerciale e ai propri budget, ovvero con l'obiettivo di crescere su quote di mercato e sui paesi importanti. E questo è un pochettino, diciamo, la prospettiva e l'ottica con cui credo tutti quanti dobbiamo guardare a questo tema. Se questo è il contesto, quali sono le motivazioni che mi portano ad essere, diciamo, personalmente piuttosto ottimista sullo scenario e sulla capacità del sistema Italia di riguadagnare terreno su questo fronte, nonostante appunto i dati del 2016 che, come abbiamo detto prima, fino a quelli di agosto non erano stati particolarmente incoraggianti. La prima è il fatto che il contesto industriale italiano è molto più sano e più forte adesso rispetto a quanto non lo fosse 5-6 anni fa. È triste dirlo, perché ovviamente c'è stata una grossissima perdita di produzione, lo sappiamo tutti, fra il 20-25% della capacità produttiva è andata persa, ma le aziende che stanno oggi sul mercato sono molto più forti da un punto di vista finanziario, lo vediamo nei livelli di indebitamento e nei livelli di capitalizzazione, e sono, devo dire, anche molto più forti da un punto di vista manageriale. Noi lo vediamo spesso, nelle controparti con cui lavoriamo, vediamo aziende che sono sempre più strutturate e sempre in qualche modo più propense all'innovazione e al rischio. Secondo motivo per cui credo che possiamo essere ottimisti è perché in realtà esistono gli strumenti, esistono le capacità finanziarie. Non è vero che il sistema finanziario, il sistema bancario non è più in grado di erogare, abbiamo grandissima disponibilità di liquidità sul mercato italiano, abbiamo aziende bancarie che sono spesso estremamente aggressive dal punto di vista dell'erogazione di finanziamento. Sentivo prima parlare di un finanziamento a medio termine, 7 anni, data a un'impresa del Veneto, per carità, azienda fantastica, ma a 7 anni a 0,60. Credo che questo possa essere una testimonianza evidente del fatto che ci sono risorse finanziarie e che ci sono anche a condizioni importanti. Esistono gli strumenti ovviamente che SACE, SIMEST, in generale il mondo del polo dell'export e di cassa mette a disposizione delle aziende. In tutto questo, quali sono un pochettino le strategie di crescita e di supporto del polo dell'export e dell'internazionalizzazione? Innanzitutto maggiore capacità di presa di rischio, quindi nel piano su cui stiamo lavorando avremo, così come già annunciato Cassa Depositi e Prestiti, risorse importanti che metteremo a disposizione di export e di internazionalizzazione. Secondo luogo, maggiore disponibilità di prodotti e strumenti e maggiore flessibilità nell'utilizzarli. Lo ha accennato prima Andrea Novelli, giustamente, si fa spesso il confronto e il raffronto fra ciò che offre il sistema Italia e ciò che offre il sistema in altri paesi.
essendo completamente nuovo nel ruolo, perché sono qua da 3 mesi, quindi non ho nessuna, come dire, orgoglio da menzionare per quel che riguarda il lavoro fatto in passato, però, e avendo fatto un pochettino di due diligence, nel senso che sono andato a vedere i nostri competitors internazionali, io mi sento di dire con grande tranquillità che noi abbiamo come SACE, come Simest, in generale una maggiore flessibilità di prodotti e strumenti rispetto a quello che hanno i nostri peers.